intanto che cerchiamo di spegnere un po' le luci, che fa un effetto teatrale non necessario sui nostri relatori. Si sente? Sì, sentite? Sentite? Okay. No, dicevo, in attesa dello spegnimento della luce, ecco, grazie, che faceva un effetto teatrale sui nostri relatori di questa sera. Intanto però cominciamo adesso, visto che si sono spenti ancora di più. L'incontro di stasera, innanzitutto benvenuti, l'incontro di stasera diciamo una tavola rotonda promossa nell'ambito del ciclo più grande che ISPI sta promuovendo in queste settimane, che si chiama Dentro e Oltre ISIS. Avviato l'11 marzo scorso con l'incontro ISIS is not Islam, e gli altri incontri, oltre a quello di oggi, sono dedicati alla presentazione di un nostro ebook, Twitter e Jihad, la comunicazione dell'ISIS, che sarà tra due giorni, 18 marzo, e poi presenteremo il libro di Maurizio Molinari, Il Califfato del Terrore, il 25 marzo. Diciamo che il tema è naturalmente il tema del ciclo complessivo, è di fortissima attualità, e vediamo anche che c'è una risposta da parte vostra come pubblico, e quindi l'interesse rimane molto alto rispetto a questi temi. Soprattutto rispetto all'affermarsi dell'ISIS come fenomeno sempre più mediatico, per certi versi, ma che troppo spesso è anche soggetto a interpretazioni errate o interpretazioni frettolose. Quindi diciamo che tutto questo ciclo vorrebbe in realtà scoprire, smascherare un po' di alcuni di queste apparenze sull'ISIS, e andare soprattutto all'interno del fenomeno a scoprirne le cause e andare anche oltre. Diciamo che stasera si presta benissimo per andare oltre al fenomeno ISIS, partendo soprattutto da quello che è il titolo dell'incontro. Oggi diciamo che l'ascesa del sedicente Stato islamico in Iraq, Siria e Nord Africa sembra portare a una sorta anche di ridefinizione dei confini di alcuni stati. Abbiamo visto che proprio un'ascesa di quella che viene anche definita, è stata definita con un nuovo termine, Sirac, un nuovo stato composto dalla sintesi di Siria e Iraq, che ISIS sta cercando di creare e soprattutto cerca di trasmettere nella sua propaganda. La propaganda dell'ISIS, diciamo, parte dal presupposto che ISIS sia realmente uno Stato, e quindi fa una propaganda che è quasi istituzionale in una certa maniera. E questo tema ci porta a una delle teorie principali nella politica internazionale, nelle relazioni internazionali degli ultimi anni, che è che è la teoria del superamento dello Stato-nazione. E quindi stasera probabilmente sarà uno dei temi forti della nostra discussione. E l'altro lato della medaglia è il fatto se sia vero o non sia vero che la religione sta avendo un ruolo fondamentale nel superamento dello Stato-nazione, nel contribuire al superamento dello Stato-nazione, ma soprattutto nel riempire il vuoto politico che lo Stato-nazione sta lasciando ad altri attori del contesto internazionale. E poi qual è il rapporto tra politica e religione? Quale ruolo è destinato ad avere anche la Chiesa Cattolica in questo scenario? Il professor Mario Graziano, che qua di fianco a me, che presento, è l'autore di un volume, Guerra Santa e Santa Alleanza. Questa naturalmente è l'occasione per presentare questo volume, che è stato pubblicato recentemente, che entra nel merito questa discussione, naturalmente non solamente parlando di ISIS, ma parlando più in generale di quella che è la geopolitica delle religioni. Alla mia sinistra c'è naturalmente l'ambasciatore Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, e grazie a loro soprattutto cercheremo di discutere questa sera di queste questioni e di altri, lasciando anche naturalmente la parola a voi in seconda battuta. Professor Graziano, che
insegna all'Università La Sorbonne di Parigi, autore del volume, ha scritto un volume che entra, diciamo, in pieno nel dibattito sulle relazioni internazionali degli ultimi almeno 20-25 anni. E da una parte vi entra parlando della crisi della politica e dello Stato, e proprio parlando del concetto di vuoto politico che viene in qualche misura, può essere in qualche misura riempito, come vi dicevo prima, dal ruolo della religione, e quindi si rimanda a concetti come desecolarizzazione, si rimanda, diciamo, a strutture religiose o, diciamo, parareligiose come l'ISIS, come la Fratellanza Musulmana, rimanendo nell'ambito islamico, ma rimanendo in ambito cristiano anche a associazioni di volontariato cristiano, ad esempio, che in qualche maniera cercano di sostituire alcune funzioni principali dello Stato-Nazione. E quindi si rimanda a nuovi paradigmi religiosi come paradigmi politici. Un dibattito che esistente sta emergendo sempre di più nella teoria delle relazioni internazionali. Dall'altra parte rimanda a un altro dibattito molto presente negli ultimi vent'anni, in particolare al dibattito che forse è cominciato con Samuel Huntington e al citatissimo, ma forse poco compreso e in realtà pochissimo letto, lo scontro delle civiltà. E questo rimanda soprattutto a questo libro con un ribaltamento di prospettiva, e poi l'autore mi correggerà naturalmente se la mia interpretazione non è corretta. Cioè, il ribaltamento di prospettiva avviene soprattutto negli esiti, non tanto nell'analisi che viene compiuta. Lo scontro di civiltà non è più visto come qualcosa di inevitabile, certamente si concorda sul fatto che il mondo in qualche maniera si stia, se non dividendo, certamente identificando secondo direttrici molto diverse rispetto a quelle del passato, una volta caduto il sistema bipolare, ma che questo non conduca inevitabilmente a uno scontro, ma anzi possa in qualche maniera questo scontro essere mediato, questo scontro diventare, da scontro diventare incontro, e essere mediato anche con un ruolo della cristianità e della Chiesa cattolica in particolare, che è percepita come fortemente in crescita, fortemente in sviluppo. E quello che forse può sembrare un azzardo, ma che è una provocazione finale, io penso, dell'autore, è relativa a una santa alleanza tra le principali religioni e confessioni cristiane, confessioni ebraiche, confessioni islamiche, confessioni al plurale naturalmente, perché alcune di queste non sono riconducibili a un'unica gerarchia, diciamo. E quindi si può andare in qualche maniera incontro a una sorta di società globale post-secolare. Ed è quello, diciamo, l'elemento più suggestivo dell'analisi che viene compiuta dal professor Graziano. Passerei però la parola, naturalmente, perché meglio ci spieghi. Prima, naturalmente, la parola all'ambasciatore Sergio Romano per alcuni, naturalmente, commenti su questo. Grazie. Arturo Barbelli ci ha già detto qual è il succo, il contenuto di questo libro. Credo che il libro sia attraversato da un quesito fondamentale, che probabilmente è questo: perché la religione, dopo una fase così lunga di storia umana e civile dominata dalla laicità dello Stato, perché sta diventando di nuovo così importante nella vita pubblica, nella vita sociale? I segnali sono molto numerosi. La popolarità del pontefice, da Giovanni Paolo II a Papa Francesco, è infinitamente superiore a quella dei loro predecessori. Credo che lo stesso Graziano ci ricordasse che in occasione della
funerale di Giovanni Paolo II, dagli Stati Uniti arrivarono addirittura due ex presidenti della Repubblica, oltre che esponenti della società politica, ed è soltanto un esempio. E perché negli Stati Uniti, tanto per rimanere a un altro esempio fatto dal libro di Manlio Graziano, perché è così difficile essere eletti politicamente se non si ha un profilo religioso, se non si ha un'identità religiosa, se non si dà in qualche modo la sensazione all'elettore di essere credenti? Perché deve essere così difficile? Non lo era un tempo. Sì, sappiamo naturalmente quale importanza la religione abbia sempre avuto nella storia politica americana, ma non ci ricordiamo, quantomeno io non mi ricordo, Franklin Delano Roosevelt che invocava Dio ad ogni discorso pubblico. Era certamente molto più laico di quanto non sono stati i suoi successori. E perché le frontiere religiose fra gli Stati, ma anche all'interno degli Stati, soprattutto agli interni degli Stati, possono diventare così cruente, fattore di guerre civili, causa di massacri, e perché si uccide e si muore in nome della fede molto più di quanto non accadesse in passato? L'ultimo episodio è quello dell'attentato alle due chiese pakistane, la chiesa protestante e la chiesa cattolica, e addirittura abbiamo assistito per la prima volta ad un fenomeno abbastanza rilevante, cioè alla ribellione dei fedeli. I fedeli si sono ribellati, hanno dato la caccia ai terroristi veri o presunti e ne hanno ucciso un paio. Voglio dire, questa è già guerra di religione, non c'è più soltanto la vittima reagisce, la vittima in qualche modo si difende. Ora, attenzione, non bisogna dimenticare che gli Stati, anche quando si consideravano laici e quando hanno raggiunto il vertice della laicità, per così dire, non hanno mai rinunciato a ricercare il consenso delle chiese, l'appoggio, il sostegno delle chiese. Questo è sempre accaduto. Il generale De Gaulle, che era in quel momento l'esponente della Quarta Repubblica e sarebbe diventato il fondatore della Quinta Repubblica di lì a poco, vale a dire di un paese, la Francia, in cui la separazione tra la Chiesa e lo Stato è stata nettamente definita per legge già nel 1905, quando entrò a Parigi nell'estate del 1944, una delle sue prime cose fu Notre Dame per un Te Deum di ringraziamento al Signore per la vittoria conseguita. Quando era giovane Mussolini si professava ateo, c'è un famoso dibattito in Svizzera in cui a un certo punto se c'è un Dio mi folgo, gli disse al suo interlocutore, che invece era certamente un credente. Però in realtà il fascismo ha creato e fondato lo Stato concordatario, e lo Stato concordatario significa uno Stato in cui la sovranità viene spartita con la Chiesa. Concordato non è semplicemente un accordo, un'intesa, un trattato, è qualche cosa di molto più, e per di più, voglio dire, questo ateo della giovinezza ha finito la sua vita politicamente nel salotto di un arcivescovo. Non si sente? No, non si sente. Allora, io dicevo che Mussolini ha finito la sua vita in un salotto, nel salotto di un arcivescovo, perché il suo ultimo incontro politico fu quello con il cardinale Schuster a Milano poche ore prima della sua partenza per quella che avrebbe dovuto essere la Valtellina. Comunque, ci sono altri esempi di come anche uno Stato relativamente laico possa ricercare il consenso delle chiese, il sostegno delle chiese. Prendete per esempio Nasser, il leader egiziano, il colonnello Nasser, presidente dell'Egitto fino alla morte. Nasser era un nazionalsocialista fondamentalmente e la religione non ha mai rappresentato un punto importante nel corso della sua vita politica, e per di più detestava la Fratellanza Musulmana e metteva in prigione il leader della Fratellanza Musulmana.
Eppure Nasser, quando a un certo punto capì che stava governando un paese in cui già resistevano pur sempre masse attratte dalla fede, a un certo punto dette grande pubblicità al suo pellegrinaggio alla Mecca e si fece più volte riprendere, fotografare, filmare con la tunica del pellegrino, la tunica bianca che scopre la spalla del pellegrino. Insomma, gli Stati Uniti, per esempio, paese religioso naturalmente, ma anche con un fortissimo senso dello Stato e tutto sommato della laicità dello Stato, non esitarono a un certo punto a finanziare l'opposizione religiosa in Afghanistan. Lo si deve ai finanziamenti americani se in Afghanistan, dopo l'invasione sovietica del dicembre del 1979, i mujahideen furono chiamati in campo e i mujahideen erano fortemente, come dire, impregnati di credo religioso. E lo si deve agli Stati Uniti, a un certo punto, se gli Stati Uniti addirittura coinvolsero l'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita fu rappresentata in Afghanistan da un suo tesoriere di fiducia che era Osama Bin Laden, voglio dire, quindi in un certo senso gli Stati Uniti hanno allevato Al-Qaeda nel loro, come dire, cortile di casa. Oh, non parliamo poi della Russia. Appena morto il comunismo, che cosa ha fatto? Cosa hanno fatto gli eredi del Partito Comunista? Hanno ristabilito lo stesso rapporto che lo Stato russo aveva con la Chiesa Ortodossa. Esattamente lo stesso. Un rapporto in cui la Chiesa Ortodossa viene favorita, viene facilitata nell'esercizio delle sue funzioni, ma è al tempo stesso il pilastro dello Stato. E questo non è che l'eredità bizantina, dove questo rapporto fra Chiesa e Stato era definito sinfonia, perché Chiesa e Stato potevano formare qualcosa di organicamente collegato. Insomma, tra l'altro però si potrebbe anche rispondere a queste osservazioni sostenendo che questo corteggiamento delle chiese da parte degli stati è un'altra forma di laicità. È lo Stato che in qualche modo corteggia le chiese, le lusinga, le attrae nel suo ambito perché ne trae qualche vantaggio e lavora per se stesso. Ora, Graziano ci ricorda che questa situazione comincia a cambiare in realtà in Europa, ma non soltanto, ma soprattutto nel mondo musulmano, da prima poi anche in Europa e altrove, negli anni 70. E il fenomeno iniziale, quello più importante, quello che maggiormente ha avuto un'influenza sul mondo musulmano, non soltanto sciita ma anche sunnita, è la nascita di una repubblica islamica. Vale a dire, nasce in Iran una repubblica islamica, vale a dire una repubblica legittimata dal credo religioso, governata dal clero, da un clero, addirittura con un presidente, un leader supremo, il grande Ayatollah, che ne è l'espressione. Quindi qualcosa cambia, nasce lo Stato musulmano e ve ne saranno altri con il passare del tempo. Ma non è soltanto un fenomeno europeo, a me sembra che sia un fenomeno musulmano. A me sembra che qualcosa del genere sia accaduto in Occidente, quando proprio negli anni 70, con l'elezione di Giovanni Paolo II, vale a dire di una persona che in qualche modo segna uno spartiacque nella percezione del papato e nel comportamento stesso del papato. È stato detto erroneamente, a mio avviso, che a Giovanni Paolo II si deve la vittoria sull'Unione Sovietica, sul comunismo. Credo che questo sia profondamente sbagliato, ma non c'è dubbio che il nazionalismo polacco è stato per alcuni anni allevato, finanziato, custodito amorevolmente in Vaticano. Non vi sarebbe stato un nazionalismo polacco se la Santa Sede non l'avesse preso sotto le sue ali e non l'avesse protetto. E poi anche, per esempio, fenomeni minori, ma ci siamo mai resi conto che esisteva un Dalai Lama in Tibet? E da quando abbiamo fatto del Dalai Lama un rappresentante della spiritualità globale? Non era così.
Non era mai stato così, sapevamo che esisteva il Tibet, è una specie di paese di campanelli di monaci. Sì, sì, ho capito, non mi devo spostare, devo tenere lo sguardo fisso su di voi, d'accordo. Quindi stavo parlando del Dalai Lama. Allora, quali sono le ragioni di questo fenomeno? Secondo l'intero concetto e argomento di Manlio Graziano, il problema è quello della crisi della secolarizzazione. Io avrei piuttosto, voglio dire, la crisi dello Stato laico, in altre parole. Io avrei piuttosto tendenza a chiamarla la crisi della modernizzazione, ma modernizzazione e secolarizzazione sono concetti abbastanza affini, voglio dire, uno Stato è tanto più laico quanto più ha affrontato coraggiosamente le sfide della modernità e si è in qualche modo svestito, spogliato da quei vincoli di carattere feudale e religioso che erano sopravvissuti perfino alla Rivoluzione francese. Dopotutto la Santa Alleanza è una Santa Alleanza, santa. Quindi, e credo che questo sia perfettamente vero. Ora, io naturalmente la crisi della modernizzazione è stata studiata sia dagli storici che dai politologi, dai sociologi, e le ragioni sono certamente numerose, non sono, voglio dire, il tema centrale mi sembra del libro di Graziano, ma sono molto spesso, molto frequentemente evocate. A me sembra che, tanto per citare alcune cause della crisi della modernizzazione o della secolarizzazione, tanto per citarne alcuno, vi direi che la modernizzazione soffre dei suoi eccessi, del modo in cui si è andata progressivamente radicalizzando. Quando lo sviluppo economico diviene l'obiettivo fondamentale di un qualsiasi paese che voglia considerarsi moderno, quando lo sviluppo economico comporta anche l'adozione di stili di vita nuove, tecnologie nuove, a questo punto molti vecchi principi vengono rimessi in discussione. Quindi noi abbiamo una globalizzazione resa ancora più rapida dall'adozione delle nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie hanno accorciato il mondo, lo hanno rimpicciolito e accorciato, le distanze sono state in qualche modo bruscamente ridotte, e poi la deregolamentazione dei mercati finanziari, che è l'applicazione alla finanza dei principi della globalizzazione. Tutto deve andare rapidamente, il denaro deve circolare rapidamente, gli investimenti devono circolare. Tutte le paratie e i limiti che erano stati imposti ai servizi finanziari negli anni precedenti vengono gradualmente rimossi, e sono gli Stati Uniti all'avanguardia in questa tendenza, e naturalmente gli altri paesi finiscono per adeguarsi. Poi questa deregolamentazione dei mercati finanziari ha degli effetti concreti, rende più ricchi ricchi e più poveri poveri. C'è un rapporto molto stretto fra la deregolamentazione dei mercati finanziari e la crescita della ricchezza esponenziale in determinate società. E questo che mette in crisi lo Stato, perché se lo Stato deve mantenere anche un principio di equità, se non di eguaglianza, il fatto che uno Stato consenta la crescita di una povertà esponenziale a fronte di una ricchezza altrettanto scandalosa, a questo punto mette in crisi lo Stato stesso. Se poi a un certo punto lo Stato si vede costretto, per essere più funzionale, per essere più moderno, per essere più efficace, a rimettere in discussione certe sue spese sociali, che in qualche modo avevano corretto le disparità fra i ceti sociali, se poi a un certo punto la crisi dei mercati finanziari rende ancora più difficile per lo Stato sociale di svolgere le sue funzioni tradizionali, a questo punto è lo Stato che va in crisi. Se uno Stato che non risponde alle sue finalità, che non fa quello che i cittadini si aspettano da lui, è uno Stato necessariamente destinato ad apparire più debole. E poi questo Stato deregolamentato, più ricco per i ricchi e più poveri per i poveri, è uno Stato corrotto. Noi facciamo, naturalmente ciascuno guarda i casi di casa propria ed è
giusto e naturale che gli italiani si occupino soprattutto della propria corruzione, forse però basta leggere i giornali per sapere che non è un problema italiano, basta leggere i giornali per sapere che la promozione da colonnello a generale in Cina costa $1,5 milioni. E che la Cina è diventata obiettivamente il più corrotto dei paesi del mondo, al punto da creare, voglio dire, fenomeni di dissapore, di malumore, di reazioni della società. È davvero sorprendente quando se andiamo a dare un'occhiata, scopriamo che non è soltanto Berlusconi il presidente del Consiglio che ha dovuto subire alcuni processi. Ci sono stati processi contro Chirac, ci sono stati processi contro Sarkozy, ci sono stati processi contro altri uomini politici francesi. In altre parole, è una società corrotta. Lo Stato, questo Stato in crisi, è uno Stato quasi necessariamente corrotto, perché evidentemente può funzionare soltanto se, come si diceva una volta, le ruote vengono oliate. Allora se lo Stato è così, è chiaro che un certo numero di persone, quasi sempre appartenenti a ceti, ma non necessariamente sempre, appartenenti a ceti sociali più svantaggiati, cerca riparo e certa sicurezza in altri valori e in altre istituzioni. E le chiese ereditano questo fenomeno. Le chiese in questo sono state enormemente rafforzate. Ha ragione Arturo Barbelli quando dice che anche all'interno delle chiese ci sono qualche volta tentativi di sostituire lo Stato. Noi abbiamo avuto dei movimenti, per esempio, da Comunione e Liberazione ai Focolarini, che io a quello spagnolo, come si chiama? Opus Dei, voglio dire che in qualche modo hanno cercato di sostituirsi allo Stato. Ma se hanno potuto farlo, dobbiamo piuttosto chiederci, era soltanto la loro ambizione o non trovavano in qualche modo un terreno preparato, una condizione favorevole a un disegno strategico di questo genere? Allora, francamente la tesi di Graziano mi sembra molto convincente, e credo che cominciamo a capire meglio perché le chiese e le religioni cominciano ad avere un ruolo così più importante di quello che hanno avuto in passato. Allora, a questo punto, che cosa fanno le religioni? Anche qui c'è un argomento interessante di Graziano, già evocato da Barbelli. Cioè, Graziano ha l'impressione che la Chiesa Cattolica, in particolare, stia promuovendo una sorta di alleanza tra le fedi per restituire alla fede e alle Chiese il ruolo che hanno avuto in passato e che hanno invece per tutto, e che questo sia, come dire, un obiettivo strategico di grande respiro. Probabilmente questo è passato per la mente di parecchi prelati, alti prelati, eppure trovo tutto in questo disegno una grande difficoltà, anzitutto perché il declino della modernizzazione ha le sue contraddizioni. È vero che lo Stato moderno e lo Stato secolare stanno attraversando una fase difficile, però è altrettanto vero che molti centri sociali si rivolgono alla Chiesa per trovare conforto nella Chiesa, ma guarda caso quando arrivano nella Chiesa chiedono alla Chiesa modernità. I fedeli sono più numerosi, ma quei fedeli vogliono il divorzio, vogliono l'aborto, vogliono la comunione se sono divorziati, vorrebbero anche la fine del celibato ecclesiastico e vogliono soprattutto l'ascesa delle donne all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. Quindi sì, sono i fedeli di chiese divenute improvvisamente molto più forti di quanto non fossero, ma che rappresentano per la Chiesa una sfida, perché un popolo di fedeli che chiede tutte queste cose qualche problema lo pone, e mi pare che lo stiamo proponendo proprio in questi momenti. Intanto già questa crisi dello Stato secolarizzato, dello Stato in generale, sta già producendo degli effetti
letteratura, cioè il numero degli stati defunti o semi defunti è progressivamente aumentato nel corso di questi ultimi anni. Noi siamo pieni sulla carta geografica di non stati, di stati che si chiamano tali o hanno magari un seggio alle Nazioni Unite, ma non sono più stati, nel senso che non hanno più la possibilità di esercitare le loro funzioni tradizionali. Cos'è uno stato? La Somalia? È uno stato la Nigeria? È uno stato lo Yemen? Aggiungiamo la Libia, non dimentichiamoci la Libia, perché è uno stato la Siria? È uno stato l'Iraq? Questi non sono più stati. E non mi si dica per favore che prima o dopo lo ritiverranno. Forse sì, ma non lo so, non ne sono sicuro. Perché a un certo punto, dopo tutto il pasticcio che gli americani hanno fatto in Iraq, la fine inevitabile dell'Iraq sarà il frazionamento dell'Iraq. Nella migliore delle ipotesi, di Iraq ne potremmo avere tre: quello dei curdi, quello dei sunniti e quello degli sciiti. Quindi, per dirvi che questo processo in cui le chiese non possono ancora considerarsi sviluppatrici, ma certamente stanno assumendo un ruolo maggiore, però certe cose stanno già accadendo, sono delle cose che lasciano una traccia fondamentale, perché là dove lo Stato muore, muore anche la gente, non c'è niente da fare. È uno Stato il Kosovo, è uno Stato la Bosnia. Li abbiamo promossi tali, ma non lo sono, ed è inevitabile che questo crei instabilità sociale e pericolosità sociale. Quindi in realtà credo che bisognerà chiedere a Mario Graziano un secondo libro, per favore, per dare una risposta a tutti questi quesiti che concernono il nostro futuro. Grazie. Grazie. Professore, che ha già, diciamo, molti punti a cui rispondere, ribattere o su cui concentrarsi, dalla critica dello Stato, diciamo, moderno, fallimento che si delinea, come dice l'ambasciatore Sergio Romano, come un vero e proprio fallimento dello Stato, la questione degli stati non stati, anche al tema che ho trovato molto interessante della diluizione, diciamo, dell'ortodossia all'interno della Chiesa, forse, cioè un ruolo cresciuto delle Chiese, ma una, diciamo, minore ortodossia, oppure una sfida all'ortodossia stessa della Chiesa. Allora, professore. Spero che mi sentiate. E intanto, grazie a queste due magnifiche introduzioni, il mio ruolo qui è già ridotto, perché hanno già detto quasi tutto loro. Ebbene, qui sono felice di essere qui, sono tra l'altro molto riconoscente all'ISPI per avermi invitato, anche perché io sono anni che mi occupo di geopolitica delle religioni, e già in Francia la cosa è considerata molto strana, molto eccentrica, cosa c'entra la politica con la religione. E poi quando finalmente comincio a potermi esprimere, mi chiedono, mi fanno delle domande di teologia. Allora, no. Questo libro, la prima frase, qui abbiamo cambiato un po' l'introduzione, ma la prima frase del libro doveva essere: questo è un libro di politica internazionale. Proprio per chiudere con tutti questi equivoci, io non mi occupo di teologia, non sono uno specialista in materia, ovviamente qualcosa ho dovuto leggiucchiare, ma non è quello il mio campo è la geopolitica. E quando mi chiedono tu di cosa ti occupi nella geopolitica degli Stati Uniti, dell'Europa, del Benelux, no, mi occupo della geopolitica delle religioni. E quindi sono un po' di anni che sto scavando in questo, e in realtà naturalmente sono lusingato di quello che è stato detto, ma moltissime delle cose che ho scritto in questo libro non sono farina del mio sacco, nel senso che ho attinto abbondantemente da studi che sono stati fatti, ho cercato di fare una sintesi di alcune argomentazioni che ho trovato in vari libri, detto fra di noi, che l'ambasciatore non senta anche nei suoi, ma e che sono stati per me un'ottima scuola. Effettivamente, diciamo, questo libro è nato un po' da sé sulla base di questi studi fatti nel tempo. I temi fondamentali sono stati, come ho detto, già presentati.
il problema della crisi della modernità, della crisi dello Stato, degli spazi che questa crisi ha aperto e che sono stati occupati dalla religione. Com'è possibile che appunto dopo anni, secoli di educazione alla laicità, al secolarismo, sia proprio la religione che occupa questi spazi lasciati vuoti? Da cosa è dato questo ritorno? Beh, intanto io insisto molto su una divisione in due aree del mondo, ovviamente è una divisione molto schematica, le cose sono sempre molto più sfumate, ma comunque negli anni 70, la seconda metà degli anni 70, quando questo fenomeno si verifica, abbiamo grosso modo due aree, grandi aree del mondo, quello che all'epoca si chiamava il mondo sviluppato e il mondo in via di sviluppo. Praticamente questo fenomeno di ritorno delle religioni è contemporaneo, ma per ragioni diverse, anche se entrambe legate a questa crisi della modernità. Cioè, da una parte abbiamo un mondo sviluppato che va incontro alla più importante crisi economica dopo quella del 1929, che è quella della metà degli anni 70, e che improvvisamente fa cessare il mito della crescita infinita, indefinita. Noi abbiamo i famosi 30 anni, c'è un libro molto famoso in Francia, i 30 anni gloriosi che vanno dal 45 al 75, che sono stati gli anni di sviluppo in cui era nata una mentalità che considerava che si sarebbe andati sempre crescendo, che non c'erano limiti allo sviluppo, al progresso del benessere. D'altra parte era ovvio che fosse così, perché era l'esperienza concreta di persone che, uscite dalla guerra senza niente, si trovavano negli anni 70 con parecchi, dalle scarpe rotte all'automobile. Il salto è enorme, passando per la bicicletta, la motocicletta, la 500 e poi... E quindi l'idea di questo progresso non era un'idea nata dalla teoria, era la realtà. Improvvisamente questa crisi dice: attenzione, non è vero, non si sta progredendo verso il benessere assoluto. Dall'altra parte del mondo, il mondo in via di sviluppo, c'è il prodotto di una accelerazione dello sviluppo con fenomeni di industrializzazione e soprattutto di urbanizzazione di massa che sconvolgono completamente nel giro di pochissimi anni la vita di milioni di persone. Ora, c'è da dire che in questi paesi in via di sviluppo, nella maggior parte dei casi, salvo alcune eccezioni, la religione era sempre stata lì, solo che non la si vedeva perché era nelle campagne, e ora arriva nelle città. Quindi queste città, che erano le grandi città del mondo in via di sviluppo, erano all'origine erano delle piccole città di alcune centinaia di migliaia di persone, fondamentalmente dominate da un'ideologia secolarizzatrice, che pensava che l'adozione del metodi dell'Occidente avrebbe risolto tutti i problemi, avrebbe addirittura permesso di saltare certe fasi dello sviluppo. Noi prendiamo le leggi che sono state approvate in Francia, le applichiamo in Turchia e voilà, il problema è risolto, abbiamo la Francia in Turchia. Non è così, ovviamente lo sviluppo necessita di progredire di per sé, non può essere sostituito dalle leggi. Questi contadini erano nelle campagne, arrivano nelle città, portano con sé la religione nelle città, in più la portano in condizioni particolarmente disastrate, nel senso che quando queste masse arrivano nelle città, sono città senza servizi sociali, sono città tra l'altro senza reti di protezione sociale, perché non c'è nessuna rete di protezione sociale, non esistono i sindacati nella maggior parte dei casi, non esistono centri culturali, per cui l'unico punto di riferimento è la religione che si sono portati da casa. Allora, io ho fatto recentemente questo esempio in Francia, voi sapete che sono molto ossessionati dalla Turchia, dall'Islam e tutte queste cose. A loro Erdogan proprio non piace, non dico che a me piace, ma è solo per spiegare quello che ho detto a loro proprio nell'ultima lezione che ho fatto la settimana scorsa. Non è Erdogan che sta islamizzando la Turchia, è l'Anatolia che ha conquistato Istanbul che sta islamizzando la Turchia. Cioè, quando si vedono... mi dicono: è perché adesso sono andato a Istanbul, ho visto un sacco di donne velate. Sì, ma quelle donne velate non le si vedevano 20 anni fa, semplicemente perché erano in campagna,
non perché siano state costrette a mettere il velo da Erdogan. Erdogan, per vincere le elezioni, gioca su quella carta lì, perché quelle sono le nuove maggioranze elettorali. E infatti la sua scommessa elettorale, lasciamo da parte tutte le altre implicazioni dell'Islam in Turchia, ma la sua vittoria elettorale è anche dovuta a questo. Quindi c'è una trasformazione in corso. Allora, per aggiungere proprio un piccolo dettaglio a quello che diceva l'ambasciatore romano, la crisi poi oltretutto lei diceva molto bene, perché ci sono fenomeni contraddittori che si accavallano anche fra di loro, perché fin dall'inizio, fin dagli anni 70, la crisi della modernizzazione o la crisi dello Stato laico, è la stessa cosa, corrisponde anche al trionfo della modernizzazione, perché i due fenomeni sono le due facce della stessa medaglia. Lo sviluppo va avanti e, andando avanti in maniera particolarmente rapida, provoca questi terremoti sociali che riportano a galla le religioni. Perché riportano a galla le religioni? Anche su questo io, quando spiego queste cose, faccio delle spiegazioni molto schematiche, poi, come sarà il caso oggi, lascio sempre la parola ai miei studenti per fare delle discussioni. Perché le religioni c'erano prima dello Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione si è creato, un processo che dura 4 secoli, grosso modo, 3 secoli e mezzo, 4, essenzialmente in una lotta contro la religione. Fin dal 500, con lo scisma nella Chiesa Cattolica, e poi a proseguire con la nascita delle teorie razionaliste nella filosofia nel 600, che poi diventano le teorie filosofiche del 700 francese, e poi che si arriva alle lotte risorgimentali, che non sono soltanto le lotte tra Stato e Chiesa in Italia, ma sono dappertutto, anche nei paesi musulmani. Lo Stato, per imporsi, lotta contro il clero, comunque contro gli ulema, dappertutto. E così, dopo tutti questi 4 secoli di lotte per affermare lo Stato-Nazione, ecco che lo Stato-Nazione entra in crisi e le religioni, che sono state combattute per 4 secoli, sono sempre lì. Allora, le religioni inevitabilmente danno un senso di continuità, di solidità. Da una parte abbiamo uno Stato che si indebolisce, non direi che si sgretola, è troppo forte, che si indebolisce, che perde alcune delle sue funzioni fondamentali, come la rete di servizi sociali che lo Stato era riuscito a mettere insieme nei famosi 30 anni gloriosi. Via via dismette queste funzioni e le religioni sono sempre lì. Quindi nel mondo c'è un bisogno di punti di riferimento, di solidità nel mondo, nelle persone, di qualcosa di solido, e oggi le religioni rappresentano qualcosa di solido perché sono sempre lì e sono sempre le stesse. Quindi questa tendenza è stata studiata in vario modo, non solo da Huntington, se vogliamo poi parliamo anche di Huntington, ma è stata studiata per esempio da uno studioso francese, tradotto regolarmente in Italia, tradotto in inglese, che è Olivier Roy, che ha scritto molti libri, ma uno in particolare si intitola La Santa Ignoranza. E la Santa Ignoranza, il concetto della Santa Ignoranza è molto semplice, se vogliamo. C'è questo bisogno di religione esiste, c'è questo bisogno di tornare alla continuità che la religione rappresenta. Ma ovviamente le cose sono cambiate, ovviamente le religioni si sono sviluppate diversamente a seconda dei luoghi dove si sono impiantate, in modo particolare nell'Islam, questo è assolutamente evidente. L'Islam del Senegal non ha niente a che vedere con l'Islam dell'Indonesia o dell'India, sono veramente delle applicazioni diverse. Siccome queste applicazioni diverse sono il frutto della contaminazione culturale che c'è stata per secoli tra i credenti e il loro ambiente sociale, questa contaminazione sociale non c'è più, perché questi qui sono stati espulsi dalle zone, dalle regioni, dalle città, dai villaggi, dalle campagne che hanno abitato per secoli per andare a vivere nelle città. Hanno perso il legame con la cultura
e quindi si devono reinventare un'altra religione. E nell'analisi di Hua, che io riprendo, il salafismo è proprio uno di questi esempi. Il salafismo è una forma, è il minimo comune denominatore finto, perché poi è una, in gran parte è una reinvenzione dell'Islam, però è un minimo comune denominatore su cui si possono trovare sia gli immigrati delle banlieue di Parigi che gli immigrati di Karachi, che, cioè quelli che hanno perso il contatto con la realtà culturale in cui si è sviluppata la loro religione. Quindi questa perdita dell'ortodossia, se vogliamo, è un po' questa, è quella che Roa chiama la santa ignoranza, non con l'intento di insultarle, ma con l'intento di dire proprio c'è stata una rottura con la cultura e si è passati ad altro. Ora, questo era per le origini, adesso ovviamente mi fermo perché non voglio portare via tempo alla discussione, ma il libro poi si sviluppa su un concetto fondamentale: le religioni stanno rioccupando lo spazio della politica, perché occupano questi vuoti e perché sono usate perché sono diventate il migliore strumento di mobilitazione delle masse. Oggi come oggi non vedo nessuna ideologia laica, tra virgolette, capace di mobilitare le masse quanto lo facciano le religioni. E quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mobilitare delle folle grazie alla religione non se la lasciano scappare, ovviamente avendo dei fini ben precisi. Questa è un po' la caratteristica comune di quella che io ho chiamato la guerra santa, ma non deve essere necessariamente una guerra combattuta con le armi, ma è una guerra politica, una lotta politica, l'uso della religione. L'ambasciatore faceva l'esempio delle elezioni americane ed è uno di questi esempi, ma si può arrivare fino all'esempio di Boko Haram, che è all'estremo opposto, ma comunque la logica è la stessa: l'uso della religione per obiettivi che non hanno assolutamente niente a che vedere con la religione, e la possibilità in questa lotta naturalmente di poter sfruttare una manovalanza a basso mercato e che invece ci crede all'obiettivo, ed è per questo che è a basso mercato e a basso prezzo, perché ci crede e quindi è disposta a spendersi e spendere le proprie energie per interessi che sono altri. Loro non lo sanno, loro credono che lo stanno facendo per andare in paradiso, in realtà lo stanno facendo per lotte che non hanno niente a che vedere. Il punto di partenza è stato proprio quello che ricordava l'ambasciatore, questa guerra in Afghanistan, che arriva subito dopo la rivoluzione iraniana, quindi questo è importante, la svolta è la rivoluzione iraniana, e io ho dedicato un capitolo intero sulla rivoluzione iraniana, ma soprattutto non tanto per studiare come, quando e perché gli avvenimenti, ma soprattutto per dire lì nessuno si è accorto di niente. Io e qualcuno in questa sala si ricorda quegli avvenimenti perché li ha vissuti di persona. E effettivamente l'impressione generale che avevamo un po' tutti era: sì, va bene, adesso i mullah sono alla testa, ma là in fondo sono dei residui del Medioevo, possono durare qualche settimana, poi la politica riprenderà il sopravvento. L'errore è stato proprio quello di non accorgersi che i politici più raffinati in Iran erano là. Allora è questa il messaggio del libro, questo libro, ovviamente non il libro, che ci stiamo c'è un processo, e per me è molto più importante perché vivo in un paese in cui per legge la politica e la religione sono separati. Io dico però per legge è una cosa, ma nella realtà è un'altra cosa. Voi continuate a pensare che siano separati, ma non lo sono, e continuate a non accorgervi di cosa sta succedendo. Ricordatevi cosa è successo in Iran, e poi è arrivata la faccenda dell'Afghanistan. Allora, perché l'Afghanistan è importante anche lì tutta la storia, perché potremmo dire che lì è l'origine di tutto quanto, ma c'è un paradosso fondamentale nella faccenda dell'Afghanistan, perché dopo decenni in cui la guerra santa non era più stata usata come attrezzo di lotta politica, abbiamo un cattolico americano di origine polacca che va in Afghanistan a proclamare la guerra santa dell'Islam.
Quindi beh, è bellissima questa cosa, perché è veramente un concorso di forze. Il cattolico polacco di origine americana naturalmente è Brzezinski, che era all'epoca il consigliere alla sicurezza nazionale del presidente Carter, che va al Passo Kiber a dire a un manipolo di Mujahideen: questa causa è giusta, Dio è dalla vostra parte. Quindi proprio lui ha benedetto, ha come dire, dichiarato aperta la guerra santa, e ha dichiarato aperta una fase storica che non solo non si è ancora chiusa, ma che promette purtroppo di avere dei bei giorni davanti a sé. Ovviamente ci sono molte altre cose che sarebbe interessante. Una finale, sempre per riallacciarmi a quello che diceva l'ambasciatore, che conosce bene i processi e i controprocessi, sa bene che a volte processi e controprocessi sono contemporanei, tirano lo stesso oggetto in due direzioni differenti. Allora io, più che il paradosso della Santa Alleanza, su cui vogliamo tornare nel dibattito, ho visto ieri sul Corriere della Sera che in Italia si parla troppo della Chiesa Cattolica. Allora io ho già scritto un libro sulla Chiesa Cattolica, finisco tutta l'ultima parte sulla Chiesa Cattolica, però non volevo oggi parlare soprattutto della Chiesa Cattolica, proprio perché se ne parla già abbastanza. Il Corriere della Sera ha fatto questa inchiesta. La Santa Alleanza è un progetto, un'ipotesi che io faccio, il progetto della Chiesa Cattolica fa sulla base dello sforzo che la Chiesa Cattolica ha cominciato a fare a partire dal Concilio Vaticano di riavvicinarsi alle altre religioni e di fare in modo che le altre religioni si riavvicinassero alla Chiesa Cattolica. Ovviamente una finalità c'è in tutto questo, non può essere casuale. Quindi l'ipotesi che faccio è quella che l'ambasciatore ha ben sintetizzato. No, invece questi processi e controprocessi che si intersecano potrebbero condurci ad una ipotesi per il futuro ancora più paradossale, nel senso che secondo me il nostro mondo, il mondo delle vecchie potenze industrializzate, che ha perso il ruolo e lo perderà sempre di più inevitabilmente il ruolo alla testa delle gerarchie delle grandi potenze, ovviamente, perché ce ne sono delle nuove che si stanno affacciando sulla scena, questo mondo sarà sempre, o comunque promette di essere sempre più intriso di religione, perché sarà sempre più confrontato, sarà sempre più di fronte alla propria crisi, e quindi avrà sempre più bisogno di questa qualcosa che riempia i vuoti. Dall'altra parte avremo un mondo in cui invece, un mondo che si sta sviluppando, pensavo proprio alla Turchia ma anche in altri casi, in cui i processi di secolarizzazione che hanno caratterizzato tutti i fenomeni di sviluppo avranno luogo. Quindi avremo dei paesi che oggi sono più religiosi che lo saranno sempre meno, e dei paesi che oggi sono meno religiosi che lo saranno sempre più. Ovviamente con fenomeni di andata e ritorno, non ci sarà mai una tendenza univoca, e questa è una cosa che vediamo già adesso in alcuni fenomeni veramente molto strani, come le femministe ultra ortodosse ebraiche che vogliono andare a pregare al muro del pianto e che sono femministe, cioè che hanno preso un'ideologia che è un'ideologia ultramoderna, oppure le femministe musulmane che rivendicano il diritto di portare il velo. Queste cose qua sono dei fenomeni che sono già in atto e che quindi penso che ci riserveranno delle sorprese nel futuro. Io ho cercato semplicemente di fare una descrizione di quello che potrebbe essere, quelle che potrebbero essere alcune tendenze. Vedo che ci sono delle persone che apprezzano questa analisi e ne sono contento. Grazie professore. Prima di passare la parola a voi, diciamo, forse sono io che posso farvi i primi due commenti e aprire il dibattito con due commenti, due domande. Il primo mi permetterà la banalizzazione del professor Graziano, diciamo che rispetto a Samuel Huntington, che è pessimista sul ruolo delle religioni nello scenario internazionale,
lei è un ottimista, una sorta di ottimista, e quindi io mi interrogo su quali sono le ragioni profonde di questo ottimismo da parte sua. Ce l'ha spiegato bene, ma il vedere la religione come beneficiario di un ruolo ordinatore, in qualche senso, mi pare di scorgere questa visione, e anche un superamento della santa ignoranza. Di cui Oliver Wallo ci ha parlato e lei ha citato. E perché crede in una sorta di superamento di questo, oppure diciamo ce lo propone come un paradigma credibile? Anche perché mi sembra che probabilmente l'ISIS stesso, quella reazione del mondo occidentale, l'ISIS stesso mi sembra testimoniare maggiormente una provocazione, l'esistenza di questa ignoranza, rispetto all'esistenza di una santa alleanza. L'ISIS si fa campione dell'ortodossia, ma l'ortodossia islamica non lo è affatto, anzi la sfrutta e la utilizza e utilizza l'Islam per una propaganda e per finalità politiche che non sono per nulla ortodosse. E la nostra reazione sembra un po' talvolta essere viscerale, di pancia, non essere razionale e orientata in realtà all'ortodossia cristiana, anzi forse tutt'altro. Quindi una prima provocazione. E la seconda è invece un tema più generale che mi sembra che sia emerso in qualche misura, ma che forse è meglio esplicitare maggiormente, e che mi pare che sia interessante, che questa visione può essere applicata anche all'identità delle persone in una certa misura. Cioè è diventa sempre di più una questione identitaria sia per diciamo, vasti spazi culturali delle società, delle società di tutto il mondo, ma anche sempre di più all'interno dell'individuo, della persona, e in qualche misura questo noi lo percepiamo sempre di più come surrogato sostituzione di un'ideologia o delle cadute delle ideologie. La caduta dell'ideologia in particolare naturalmente quella del comunismo di stampo sovietico. Caduta questa, mi sembra che sia contemporanea la versione della necessità delle persone di trovare una nuova identità e di sostituire questa ideologia. E lo percepiamo maggiormente, ad esempio, nelle seconde e terze generazioni di immigrati islamici presenti, ad esempio, in Europa, che in parte cadono preda di ideologie islamiche radicali. Il caso di seconde generazioni di magrebini, eccetera, che non si sentono più appartenenti per nulla alle comunità di origine, hanno scarsissimi legami con il Marocco, con l'Algeria, conoscono questi paesi di origine dei nonni e dei genitori solamente per sentito dire, probabilmente sono venuti via quando avevano pochi anni, come nel caso ad esempio di qualche jihadista italiano autoctono, diciamo, che è andato a combattere all'estero, oppure non ci sono mai stati più come qualche altro caso europeo, però non si riconoscono più neanche appartenenti al paese, al nuovo paese, cioè non si riconoscono europei, non si riconoscono francesi, non si riconoscono britannici, non si riconoscono italiani. E quindi questo va anche a influire, diciamo, che relazione c'è tra la questione identitaria a livello personale, naturalmente non so, non è un psicologo, un professore, neanche l'ambasciatore, ma io penso che qualcosa possa incidere anche in questo senso. Quindi c'è un rapporto tra l'identità personale e l'identità più collettiva delle popolazioni in questo momento. Però diciamo sono due suggestioni che possono essere analizzate insieme alle vostre, se ci sono domande, quindi speriamo che ci siano da parte vostra. Cominciamo anche in fondo con... Ringrazio molto per queste spiegazioni, ma io dalla mia esperienza vedo che il cittadino arabo, il musulmano, ritiene la sua identità musulmana più incisa rispetto alla sua nazionalità. I sciiti in Iraq andavano a votare per i sciiti, i sunniti per i sunniti. La stessa cosa negli altri paesi, anche il musulmano si sente prima musulmano, dopo si sente egiziano o marocchino.
Ma il fatto di vivere in un paese dove vivono, dove la religione primeggia sullo Stato, la legge islamica primeggia, e comunque lo Stato è governato dalla legge, dalla Sharia, diciamo, come fonte principale, non può influire sulla crescita di questa popolazione nel senso che sia più religioso che altro. E il fatto che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite non è stato riconosciuto da questi paesi, anche questo non potrebbe influire sulla crescita di queste popolazioni, 1,5 miliardi di persone su questo pianeta. Grazie. Prendiamo qualche altra domanda e poi magari rispondiamo a gruppi. Si è parlato di Santa Alleanza, però non riesco invece a capire come mai le religioni, ad esempio, cristiane non ci sia stato finora un avvicinamento significativo, anche nel caso in cui le differenze, diciamo, ideologiche sono minime. Prendiamo il caso degli ortodossi nei confronti dei cattolici. Quindi, se da un lato si parla di unione tra le varie religioni monoteiste, però nell'ambito di una religione cristiana, anche nel caso musulmano, tra sciiti e santiti, mi sembra che ci siano delle divisioni notevoli. Grazie. Prendiamo dietro. Sì, quanto è forte secondo voi il rischio che l'ISIS faccia leva su certe minoranze autonomistiche musulmane in Russia, per esempio, Cecenia, o in Cina? Grazie. Allora, ci sono molte questioni di ordine diverso sulla questione dei cristiani. Intanto, molto velocemente, i processi di riavvicinamento sono dei processi molto lunghi, e la Chiesa Cattolica in ogni caso non ha la stessa nozione del tempo che abbiamo noi quando consideriamo la nostra vita biologica o addirittura le formazioni politiche, per cui hanno aperto questo confronto, questo riavvicinamento 50 anni fa. Per la Chiesa Cattolica 50 anni sono qualche minuto per noi nella nostra vita, quindi appena cominciato. Ci sono delle difficoltà obiettive che sono sicuro che l'ambasciatore conosce meglio di me, e che sono anche delle difficoltà di ordine puramente politico. Quando la Chiesa Cattolica cerca di fare la Santa Alleanza ha bisogno di interlocutori. Intanto con l'Islam non si sa chi sono gli interlocutori, il numero di telefono dell'Islam non ce l'ha nessuno. Quando si parla di ortodossia si pensa che l'interlocutore naturale, d'altra parte Paolo VI aveva incontrato lui, è il patriarca di Costantinopoli. Però se voi Chiesa Cattolica avete un rapporto privilegiato con il patriarca di Costantinopoli, potete essere sicuro che il patriarca di Mosca cercherà di mettervi questo micro alla volta. E considerando che ci sono una quarantina di chiese ortodosse, non due, ma una quarantina, tra patriarcati, chiese autocefale, chiese indipendenti, autonome e così via, non riconosciute, riconosciute, è molto difficile, e il processo è anche lento. Ovviamente le questioni ideologiche c'entrano poco o niente, è veramente un problema politico, però è un problema che è affrontato con i tempi della Chiesa. Nei confronti dell'Islam è più preoccupante perché non c'è un interlocutore, stanno cercando in tutti i modi di trovare degli interlocutori, ma non ce ne sono perché non c'è un'autorità religiosa nell'Islam sunnita. Quindi, tra l'altro, è uno degli argomenti su cui io mi ripeto spesso perché è veramente molto importante. Invece, sulla questione, isolerei la questione dell'identità politica, perché è quella che ha suggerito lei, che ritorna nella domanda che è stata posta sulla priorità che viene data dalla religione sulla nazione. Il fatto è che un'identità nazionale in quei paesi è assolutamente impossibile, perché l'ambasciatore ci diceva che quelli sono degli stati falliti, ma io andrei a oltre, direi che sono degli stati che non sono mai nati, perché l'Iraq è una finzione da un punto di vista, è uno stato artificiale, sono stati messi insieme tre pezzi
di Medio Oriente che non, storicamente non avevano nulla a che fare l'uno con l'altro, semplicemente per poter far stare all'interno di uno Stato i pozzi di petrolio del Mosul e i pozzi di petrolio del Basra. Che in mezzo c'era questa area sunnita che era un po' fastidiosa, però bisognava prendere tutto insieme perché sennò finiva che arrivavano i francesi al posto degli inglesi. Quindi come si fa a avere un senso dell'identità nazionale quando l'Iraq non è mai esistito realmente? Quando, ma non solo l'Iraq, i casi sono molteplici, se entriamo in Africa, li abbiamo praticamente tutti, l'unico paese in Africa dove c'è un minimo di senso di identità è l'Etiopia, per ragioni storiche che risalgono alla Valle del Nilo ma il problema è un problema che esiste un po' dappertutto. Se non c'è la possibilità di creare un'identità nazionale, la possibilità che ci siano delle persone che si ritrovino in questa identità è ovviamente assente e quindi si cercano delle altre identità. Questo è un fenomeno che è presente in moltissimi paesi e non è legato soltanto alla crisi delle ideologie, è vero, la crisi delle ideologie è forte, sono le ideologie del socialismo, ma anche del liberalismo e della democrazia. La democrazia oggi è in crisi, ho letto ieri nell'articolo di Pane Bianco sul Corriere della Sera che condivido appieno su questa crisi. E quindi è molto meno un modello di quanto non lo fosse quando io ho cominciato a interessarmi di politica parecchi decenni fa, che la democrazia era un modello, adesso non lo è, o lo è molto meno, è difficile mobilitare delle persone, invece le religioni ci sono e quindi mobilitano intorno a questo, ma la questione dell'identità appunto non è una questione psicologica, è una questione politica. Se si fa l'esempio delle seconde generazioni in Francia, effettivamente come si può immaginare che questi giovanotti si riconoscano nello Stato francese? Non c'è molto per poter ci si riconoscere, perché non manca proprio il senso dell'identificazione che viene dal fatto di ritrovarsi in un insieme politico e sociale in cui ci si sente partecipanti a questo insieme. E questo per molti musulmani in Francia non è il caso. È per quello che io insisto molto su questa questione dell'identità politica, perché un'identità politica, perché un cittadino si riconosca nello Stato, bisogna che abbia la sensazione che far parte di quello Stato gli porta dei vantaggi, se no è artificiale. La Terza Repubblica in Francia ha messo in piedi una pedagogia nazionale, una pedagogia statale alla fine del XIX secolo che ha avuto successo perché la Francia era una grande potenza mondiale. Essere francese significava essere la testa di un grande impero mondiale con tutti i benefici materiali che questo comporta. Quando Mussolini ha cercato di adottare gli stessi criteri della pedagogia nazionale francese in Italia qualche decennio dopo, è stato un fallimento totale perché non c'erano le condizioni materiali, perché essere italiani non dava lo stesso vantaggio. E gli italiani che abbandonavano l'Italia perché non avevano lavoro e andavano a cercare lavoro negli Stati Uniti si sentivano americani, poi si portavano dietro ovviamente tutte le tradizioni, per cui ancora adesso fanno delle processioni con le bandiere tricolori, con la statua della Madonna sollevate su dei trespoli, tutto. Però quando poi si va a parlare, io la prima volta che li ho visti all'epoca non parlavo in inglese, quindi ho detto finalmente trovo qualcuno con cui potrò parlare, non ce n'era uno che parlasse italiano ed erano tutti profondamente americani. Dopodiché portavano le bandiere come a St. Patrick o altre cose. È quello che ha dato il senso, ha dato la forza identitaria agli americani, che quando sentono suonare l'inno si immobilizzano e portano la mano al cuore. Io credevo che scherzassero quando l'ho visto per la prima volta, invece fanno sul serio, hanno questo senso di identificazione che esiste perché essere americani ha significato qualche cosa. Ora, essere francesi per certe parti della popolazione non significa assolutamente niente e quindi loro cercano delle altre identità. Questo è un problema politico grosso e quello è un problema politico. Io ho insistito, sono stato intervistato dopo gli attentati del 7 di gennaio e ho insistito molto, il problema non sono
i due scalzacani che vanno a sparare, sì, ovviamente è un problema di ordine pubblico, non indifferente, ma non è un problema politico, nel senso che questi sono dei malati fondamentalmente che dovrebbero essere curati dalla psichiatra, non dal politico. Il problema politico reale è un sentimento di solidarietà, di supporto che questi hanno trovato in certe banlieue. Quello è un problema politico, e quello è un problema politico di identità. Queste persone non si trovano, non si riconoscono in uno Stato che dice loro come devono andare vestiti, perché se non vanno vestiti come vuole lo Stato ci sono delle multe, c'è un'infrazione alla legge. E allora capite che comincia a diventare un problema quasi personale fra voi e lo Stato. Allora, quindi la questione è abbastanza complessa. Io non ho, nel mio libro non porto nessuna soluzione e non porto nessun progetto. Il mio è un libro esclusivamente di analisi. Vorrei anzi deluderla dicendo che io non sono ottimista sul futuro delle religioni. Saranno ottimisti loro, visto che si tratta del loro futuro. Io sto al di fuori, analizzo il fenomeno, dico che se ci lasciamo passare sotto il naso questi, ma ormai è diventato palese, salvo in Francia, lo sanno tutti, cioè stiamo assistendo a un ritorno delle religioni sulla scena pubblica e bisogna almeno prendersene conto, almeno. Raccolgo alcuni degli spunti della conversazione. Anzitutto ottimismo o pessimismo? Ma tutto sommato qualche ragione di ottimismo c'è, nel senso che molto probabilmente la trasformazione dell'Islam verrà operata all'interno dell'Islam. Sarà l'Islam che a un certo punto trarrà una lezione da tutto ciò che è accaduto in questi ultimi anni. Forse noi dovremmo cercare di ricordare che l'Islam presenta rispetto al cristianesimo una sostanziale differenza. Noi abbiamo avuto un fenomeno all'interno della fede cristiana di progressivo adattamento alle circostanze storiche, e questo è culminato tra l'altro con il grande movimento modernista alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, molto combattuto dalla Chiesa romana, ma che ha prodotto effetti e risultati che sono poi esplosi nel Concilio Vaticano II. Vale a dire, a un certo punto noi abbiamo assistito sia pure laboriosa trasformazione del cristianesimo. Niente del genere è accaduto con l'Islam. L'Islam si è congelato a partire dall'alto Medioevo e ha finito per ripetere con grande monotonia, voglio dire, e mancanza di fantasia, gli stessi precetti, non gli stessi valori, non gli stessi idee, gli stessi precetti. È una religione precettistica, quindi non è una religione che offre spazi alla discussione e alla controversia, è una religione precettistica. Allora mi ha molto colpito il discorso del presidente egiziano Assisi, responsabile di un colpo di Stato, ma uomo che a un certo punto può rappresentare qualche novità in quella parte del mondo, il quale nel suo discorso alla Ramma ha detto: datemi da fare a rivedere queste idee acquisite che appartengono in qualche modo alla storia dell'Islam. Spetta a voi, imam di alla Ramma è la grande università del Cairo, spetta a voi rimettere in discussione il passato dell'Islam. Ora, la religione come identità, ma se l'uomo vive in una società multinazionale, ha bisogno di identificarsi rispetto alle persone con cui vive. Io non vedo nulla di diverso in quello che accadeva a Boston nell'Ottocento. A Boston nell'Ottocento o eravate cattolico o eravate episcopale. E allora se a un certo punto l'essere cattolico conferiva all'irlandese immigrato da poco un sentimento di maggiore autorevolezza o di maggiore, come dire, rispettabilità, ebbene a un certo punto ecco che
nucleo dei cattolici che acquistava omogeneità e si spalleggiavano l'uno con l'altro, eccetera. Essere episcopale significava essere sostanzialmente eredi degli anglicani, perché quelli erano in gran parte eredi degli anglicani, quindi una religione gerarchica con i suoi valori e con le sue gerarchie, e significava naturalmente essere molto più identificabile con le istituzioni del paese che ti stava accogliendo, che al tempo stesso ti trattava un po' come operaio necessario e al tempo stesso un po' come schiavo. E quindi c'è molto di diverso da quello che sta accadendo in Francia. Naturalmente ogni cosa, ogni situazione è diversa, ma guardate che l'algerino rispetto al francese non è in una situazione così completamente diversa, e poi vive in un paese in cui essere cittadini significa essere orgogliosi del proprio passato. Lui il passato, quel passato non ce l'ha, e allora di che cosa potrebbe essere orgoglioso un cittadino francese di origine algerina in Francia? A un certo punto ricerca un sentimento di rispettabilità nella fede religiosa, perché bene o male l'Islam è una delle grandi fedi del pianeta. Quindi questi fenomeni sono fenomeni al tempo stesso politici e psicologici, non sono soltanto politici. Se dovessimo considerarli esclusivamente politici non andremo da nessuna parte. Oh, poi tra l'altro collaborazione fra le fedi, altro tema che mi pare sia stato sollevato da qualcuno, collaborazione fra le fedi, alleanze, sante alleanze, eccetera. Ma non funzionano, non funzionano per la semplice ragione che le due famiglie della cristianità che hanno maggiori affinità e che hanno un maggiore senso della conservazione delle tradizioni sono indubbiamente la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. Va bene, la Chiesa Ortodossa, Giovanni Paolo II addirittura guastò ancora di più i rapporti fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, perché concepì la morte del comunismo come la possibilità di un recupero alla fede dei russi, vale a dire degli ortodossi. Quindi finì per rendere ancora più difficili i rapporti. Benedetto XV molte cose le ha cambiate, credo che questo Papa avrebbe certamente voglia e desiderio di stabilire un rapporto con l'ortodossia, ma c'è il problema del primato del Vescovo di Roma. Se c'è il primato del Vescovo di Roma, niente da fare, ma non conosco papi che siano disposti a rinunciarmi e non conosco patriarchi che siano disposti ad ammetterlo. E allora si tira avanti così. Si tira avanti così con quel tanto di collaborazione che è sempre possibile, che è sempre fattibile, che è sempre auspicabile. Quando poi io vedo i protestanti in Italia, per esempio, non sono quattro gatti, sono veramente piccole comunità, non molto importanti, ma importanti sotto il profilo simbolico, anche perché sono persone intelligenti e di qualità. Beh, quando li vedo in qualche modo coalizzarsi, i metodisti, soprattutto i valdesi, che i valdesi si sentono un po' l'aristocrazia del protestantesimo italiano, perché bene o male sono degli indigeni, quindi sono gli aristocratici del protestantesimo italiano, e li vedo in qualche modo creare dei gruppi di lavoro comuni, associarsi, eccetera. Tutto contro la Chiesa Cattolica, non lo diranno mai esplicitamente, ma intanto si raccolgono l'uno con l'altro in queste erbe, in quanto naturalmente hanno un altro tra virgolette da cui non si aspetta ormai nulla di buono in realtà. Quindi non ci farebbe le scommesse sulle collaborazioni fra le fedi. Il comunismo è stato il giocattolo con cui la Chiesa ha in qualche modo cercato di sfruttare la sua potenza organizzativa per meglio, voglio dire, imporre la propria egemonia. Quindi se come peggio di così non può andare, io sono ottimista. Lascio per l'ultima replica, su una questione in particolare su Santa Ioanza e la professoressa. Sì, no, molto velocemente, ovviamente
non entro nelle questioni che sono state sollevate, giusto una cosa, quando io parlo di psicologia individuale, la psicologia politica è indispensabile, se no non si capisce la politica, questo va da sé. No, sulla questione della santa ignoranza, perché è stata una questione sollevata e a cui non ho dato risposta, io non credo che stiamo andando in una direzione di superamento di quella che è la santa ignoranza come l'ha descritta Olivier Roy, al contrario. Nel caso specifico dell'ISIS, come di molti movimenti fondamentalisti musulmani, credo che siamo in presenza dell'apogeo della santa ignoranza. Il fatto è che però questi sono talmente ignoranti nel vero senso della parola che non hanno la minima idea, ovviamente non hanno nessuna idea di sviluppo storico, perché per loro la fede è una data una volta per tutte, per sempre, sempre uguale. Quindi non hanno idea di sviluppo storico. In realtà l'Islam è molto interessante da studiare per come si è affermato, perché in fondo si tratta di una piccola rivoluzione che è nata in una piccola città, che è la città di Medina, e che si è espansa nel giro di pochi anni, veramente pochi anni, nell'Africa del Nord, in Medio Oriente, che ha conquistato, che ha sconfitto l'impero bizantino e ha sconfitto l'impero persiano. Quindi è interessante capire come si è sviluppata. E una delle spiegazioni dello sviluppo storico dell'Islam è proprio la sua capacità di assorbire tutto quello che incontrava lungo la sua strada. Già l'Islam, in quanto religione, è un assorbimento del cristianesimo e del giudaismo, questo va da sé. I libri sacri, tra l'altro, sono gli stessi, ma c'è un riconoscimento all'origine di Ma non è solo quello, non è solo l'assorbimento delle religioni preesistenti, è l'assorbimento dei costumi, delle tradizioni, della capacità politica. Questi erano dei beduini che non avevano mai governato niente, non avevano una struttura statale, non avevano nessuna capacità di organizzazione politica. Se volevano resistere avevano bisogno di darsi delle organizzazioni politiche e riconoscevano perfettamente di non avere queste competenze, e quindi le hanno prese in prestito dai bizantini, dai persiani, e le hanno fatte proprie, le hanno islamizzate, se volete, ma ovviamente con caratteristiche diverse. C'è un bellissimo, due pagine meravigliose del libro di Brodel sulla civiltà, appunto, in cui Brodel fa proprio l'elenco di tutte le caratteristiche dell'Islam, che sono comprese anche le abitudini alimentari, le abitudini vestimentari, il modo di pregare, tutto, che sono state tutte prese per strada. In questa avanzata tutto quello che c'era veniva preso, veniva assorbito, veniva, e ovviamente veniva anche rispettato, perché era il modo di essere accolti dalla popolazione. In molti casi sono stati accolti come liberatori, e il modo di poter restare in buoni rapporti con queste popolazioni era proprio di rispettare. Sapete che nei primi 100 anni di dominazione di questa califfati islamici era addirittura proibita la conversione, per molte ragioni, comprese ragioni economiche, perché i non musulmani pagavano una tassa, ma comunque erano proibiti. Quindi c'era questo rispetto, che si traduce poi nel rispetto dei popoli islamici. Ora l'Islam sta facendo l'Islam, questi personaggi lucubri dell'ISIS fanno esattamente il contrario, cioè rifiutano e rigettano tutto quello che non è un immaginario Islam che loro hanno in testa del VII secolo, che non era così neanche nel VII secolo. Lo rifiutano tutto quello che c'è intorno, dichiarano nemico chiunque sì. E in questo modo stanno, secondo me, segando il ramo su cui l'Islam è stato appoggiato, cioè sono il nemico più importante dell'Islam, non intanto sulle questioni teologiche, ma proprio praticamente, perché stanno facendo una cosa che è all'opposto di quello che è servito all'Islam per diffondersi. Quindi penso che da questo lato non credo che ci siano dei grandi cambiamenti da aspettarsi da quella gente, anche perché i meccanismi si autoriproducono. Faccio un esempio finale, poi vi lascio andare, comincia a guagliare lo stomaco, quindi è ora di andare a casa. Sì, poi dobbiamo. Semplicemente, quando l'Islam accetta tutte queste altre
questi contributi che vengono dall'esterno, diventa immediatamente una religione universale. E questo che gli dà un respiro che manca a questi personaggi. Io mi fermerei qui perché sennò veramente rubo troppo tempo a tutti. Grazie. Grazie a tutti, il tempo ormai è finito a nostra disposizione e ci vedremo in una prossima occasione. Grazie del Signore.